Eccoci con Gianandrea Redaelli, tipografica varese, un'azienda ultremodo storica, quasi 100 anni di storia, alle prese con il caro energia, che per una tipografia, Gianandrea, non è proprio uno scherzo. Di che cifre parliamo? Beh, noi normalmente abbiamo sempre avuto una bolletta elettrica intorno ai 60-70 mila euro l'anno. Leggo perché sono numeri importanti. L'anno scorso abbiamo consumato 568 megawattora nel mese di luglio e li abbiamo pagati 77 mila euro. Quest'anno ne abbiamo consumati 513, quindi il 10% in meno, e li abbiamo pagati 272 mila euro, quindi qualcosa come 4 volte tanto. Abbiamo consumato di meno perché purtroppo alcuni lavori sono andati in altre parti di Europa dove il costo dell'energia è minore. Il decreto aiuti è servito a qualcosa? Il decreto aiuti dà una mano ed è innegabile, nel senso che nel mese di luglio, per esempio, porta circa 65.000 euro di beneficio, però sono 65.000 euro a fronte di 200.000 euro in più. E naturalmente i dipendenti sono sempre quelli, le tasse sono sempre quelle, i costi fissi sono sempre quelli se non di più, quindi così non si può andare avanti. Allora, non si può dire così, non si può andare avanti. Noi ci mettiamo tutta la forza di volontà del mondo e cerchiamo, stringendo il più possibile, di andare avanti. Il problema è che è tutto troppo grosso, Matteo. Sono 200.000 euro al mese, 2 milioni e mezzo all'anno. Nessuno ce li ha in tasca, perlomeno noi non li abbiamo in tasca. Un fracco di soldi. I vostri clienti come reagiscono quando spiegate questa situazione, che dovrebbero già conoscere perché riguarda tutti? Purtroppo c'è una simmetria, nel senso che innanzitutto a livello europeo ci sono paesi in cui costa di più e paesi in cui costa di meno. Prima dicevo, abbiamo perso del lavoro e è andato in Spagna. La Spagna ha attuato il meccanismo del price cap, loro oggi la pagano probabilmente un terzo di quello che la paghiamo noi. E questo si vede, e nelle grandi aziende strutturate è un attimo spostare roba dall'Italia alla Spagna. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, non tutti i produttori sono uguali. Ci sono alcuni nostri concorrenti che hanno ancora i contratti in vigore, e questi contratti fanno sì che lo paghino magari un quinto rispetto all'anno scorso. Ed è brutto da dire, ma il decreto aiuti aiuta anche loro. Quindi loro già la pagano meno e in più ricevono lo stesso aiuto che ricevo io. Noi siamo sicuri che Tipografica si solleverà anche stavolta, tra l'altro con la vostra forte identità, perché prima che questo ennesimo tsunami si abbattesse sull'economia, voi avevate già imboccato la strada giusta, quella della produzione di qualità, di nicchia, che sta pagando. Allora, bisogna sempre distinguersi in questo mondo, perché se sei uguale a fare quello che fanno gli altri, vanno in Cina o da altre parti. Parlando della Cina, è curioso perché in questo momento sta tornando lavoro dalla Cina. Noi avremo degli americani che verranno a stampare delle bibbie qui, cosa che prima facevano altrove, e in generale piace l'idea di avere un player importante europeo ben basato per l'Africa. Facciamo tante cose in Africa noi, per l'Europa. Per cui l'importante è farsi vedere con voglia di fare e con capacità di fare.